buongiorno a tutti. Innanzitutto vi ringrazio per l'opportunità di essere qui, anche perché per me è una grande emozione tornare nel luogo da dove tutto è iniziato. Voglio dire, e quindi io sono Consuelo e sono semplicemente Consuelo. Ho un brutto rapporto con i microfoni perché essendo sorda per me sono anche inutili, quindi devono sempre regolarmeli perché parlo anche abbastanza forte, quindi ecco. Allora, quindi io voglio semplicemente raccontare in breve quella che è stata la mia vita. Io praticamente sono diventata sorda all'età di 3 anni, quindi sono entrata nel mondo del silenzio senza neanche accorgermene, anche perché ero piccola, per cui da me, quando ero piccola, per me era tutto un gioco. Le prime difficoltà magari ho capito di essere diversa solo quando sono andata a scuola, perché prima ovviamente fare logopedia, andare, fare tutte le attività, studiare, imparare a leggere, parlare prima del tempo, e poi questo silenzio era una cosa così curiosa, quindi prendevo tutto, ero una bambina molto attiva, molto curiosa, infatti basta pensare ogni giorno come viviamo noi semplicemente, o seguendo la lettura. Si sono bloccati tutti, ma io volevo far capire quello che succede ogni giorno, a seguire tutte le persone che parlano con labiali diversi, così non è così semplice. Oppure se io... Anche qui è un altro punto di vista, cioè vedere le cose diversamente. Tra l'altro io sto parlando un'altra lingua che ho imparato nel corso della mia vita, perché mi ha dato la possibilità di avere la possibilità di seguire le cose in maniera molto più facile, perché questa è una lingua vera e propria come qualsiasi altra lingua, si chiama lingua dei segni italiana. Provate a immaginare che è la lingua dei segni italiana, quindi abbiamo quella francese, quella tedesca, poi vi dico un segreto, ci sono anche le varianti dialettali. E quindi voglio dire, questo è inutile. A proposito di linguaggio inclusivo, parlare di linguaggio dei gesti. I gesti sono quelli che noi italiani siamo famosi nel mondo, quindi è tutta un'altra cosa, ecco. E quindi tutte queste riflessioni, fin da piccolo ho avuto sempre difficoltà anche a cominciare soprattutto dall'ambiente. Ma l'ambiente non è inteso solo in senso fisico, ma l'ambiente significa la società, quindi tutto ciò che è collegato all'ambiente, perché è la prima causa di ostacolo, di barriera dal punto di vista culturale, sociale, ambientale e così via. Allora ho raccolto questa sfida e ho deciso di fare architettura, proprio perché architettura mi permetteva di vedere le cose in maniera trasversale, anche perché come architetto già ero brava a disegnare e venivo da una famiglia di artigiani, quindi mi sembrava un percorso naturale. Ed è proprio quando ho cominciato a fare architettura ho avuto l'opportunità e l'occasione di conoscere anche Emanuela, che è qui presente oggi, e insieme a Emanuela abbiamo scritto questo libro che è stato edito proprio qui a Camerino, quindi barriere architettoniche, barriere sensoriali. È un po' questo libro che mi ha fatto capire quante cose si potevano fare oggi per risolvere e cercare di risolvere tutte le difficoltà che c'erano strada facendo. Provate a immaginare che questo libro è stato fatto più di 10 anni fa. Ma quando è uscito ci hanno fatto tutti i complimenti, anche per esempio mi chiamavano per messaggio o in presenza specifico, le persone con disabilità visive mi dicevano: oh, che bello il vostro libro, perché noi avevamo già fatto un formato accessibile anche a loro, alle persone con dislessiche, abbiamo fatto la lingua dei segni, questo libro poteva essere già inclusivo all'epoca. Quindi è proprio questo che mi è piaciuto portare avanti, quindi ho cominciato a esplorare tutte le strade, ho cominciato a progettare ambienti partendo dalle difficoltà delle persone sorde, e ho progettato le prime residenze, i primi alberghi e le prime strutture sanitarie accessibili alle persone sorde grazie a un sistema
che ho inventato che traduce visivamente e a vibrazione e in tutte le modalità tutti i suoni e i rumori che ci sono all'interno di un ambiente, che poi pian piano è diventato sempre più inclusivo, perché poteva essere anche per una persona anziana o per una persona semplicemente distratta, che magari, oppure un ambiente rumoroso. Quindi tutte queste cose ho cominciato a esplorare, quindi dal punto di vista ambientale e così via. Ma quando sono entrata nel mondo del lavoro c'è stata una sfida molto interessante, ed è un po' questa sfida che ho chiamato teoria delle 3, 4, 5 D, perché adesso queste D stanno aumentando. Che cos'è questa teoria? È un mio modo ironico di chiamare il fatto che quando sono entrata nel mondo del lavoro, io faccio un esempio molto pratico per farvi capire cos'è questa teoria. La prima volta che ho fatto la direzione di cantiere, da titolare di studio di architettura, mi sono presentata davanti a questa squadra di muratori, quindi la prima volta. Allora la prima cosa che ho detto: salve, sono architetto. E già questa è una discriminazione, perché nel mondo gli architetti, i geometri, gli ingegneri, i carpentieri, c'è sempre questa diatriba, no? Di fondo, sorvogliamo. Poi la seconda era: sono donna. Quindi, ma ci dobbiamo far comandare da una donna adesso? Cioè, per dire, tutto quello che non consegue, tutto quello che parliamo oggi, appunto, di donne. Poi, quando ho detto, ovviamente le regole per parlare con me, perché sono sorda, non hanno parlato più, tutti zitti. Allora qui c'è da lavorare, diciamo, ecco, questa è stata la strada. Allora lì comincia a capire quante cose c'era da... Poi, ovviamente, non per ultimo, ho scelto il mestiere più strampalato del mondo, perché quando vado a spiegare che sono architetto di progettazione inclusiva o di accessibilità, che fai? Metti le rampe, gli ascensori? No, molto di più. Infatti, anche perché qui non è che parliamo, cioè, proprio anche nel mondo della comunicazione inclusiva e non la sua declinazione, quante cose bisogna progettare, anche solo per una persona anziana, oppure collegandomi al fatto anche una persona con patologia oncologica, perché un'altra di quelle discriminazioni che adesso devo affrontare, essendo anche una persona con patologie oncologiche. Quindi questa è un'altra sfida che ho dovuto affrontare nel tempo con il tumore al seno. Quindi voglio dire che non è stato così facile continuatamente affrontare, ma ogni volta mi sono sempre reinventata a seconda del contesto e delle situazioni. È per questo che ho cominciato a progettare ambienti ascoltando soprattutto le persone, perché è proprio da quello che bisogna partire, dal rapporto empatico con tutte le persone, a prescindere, indifferentemente, perché oggi parliamo di diversità, di unicità, ma soprattutto parliamo di il mondo, come dice il proverbio, è bello perché è vario. Quindi ecco, voglio dire, qui siamo tutti diversi, abbiamo fatto tutti percorsi, strade diverse, ma ci possiamo incontrare in qualsiasi momento della nostra vita, indifferentemente, e bisogna sempre, e quindi questo dà la possibilità di portare avanti tantissime riflessioni, confronti, e soprattutto con il concetto che secondo me un giorno dovremmo cominciare a parlare non di persone con disabilità, ma chiamiamoci per nome, parliamo di progettazione, non di inclusione. E tanto, cioè, queste sono le cose che ho continuato a portare avanti e a credere, anche collaborando con squadre e colleghi straordinari in tutta Italia, sia nella progettazione inclusiva, che mi ha portato anche a lavorare insieme ai Vigili del Fuoco per la sicurezza e la gestione delle emergenze con le persone con specifiche necessità, che mi ha portato anche a esplorare il teatro, perché è una mia grande passione che è diventata anche questo lavoro, quindi progettare dei luoghi sempre più inclusivi, anche per permettere alle persone con disabilità di essere artisti e riconosciuti alla pari di tutti gli altri, perché nel mondo della comunicazione è anche questo. Quindi questo lavoro mi ha dato la possibilità di
rendere delle soddisfazioni nonostante le grandissime difficoltà che ci sono ancora oggi. È sempre una sfida continua, ma la risposta più bella viene dalle persone che mi dicono: oggi sono riuscita ad andare a teatro, a comprendere tutto dall'inizio fino alla fine, mi sono emozionata come si sono emozionati gli altri. Oppure adesso io mi posso visitare una città grazie alla segnaletica turistica che hai progettato, oppure un albergo o una residenza sanitaria. E quindi questo sono le cose più belle ed è le cose in cui credo quando porto avanti questo lavoro. Infatti faccio parte pure del CERPA Italia ONS, Centro Europeo di Promozione e Ricerca dell'Accessibilità, e attualmente sono vicepresidente nazionale ed è un team multidisciplinare di professionisti che si occupano di accessibilità. E faccio tanti, veramente tante cose, ma il fine è sempre quello, dare la possibilità di benessere a ognuno indifferentemente. E quindi oggi vorrei solo dire che è molto, oggi anche quando si parla di comunicazione, per esempio, si pensa solo alla comunicazione vocale. In realtà la comunicazione può avere infinite declinazioni, sia dal linguaggio fino ad arrivare semplicemente anche una comunicazione che può essere visiva, una comunicazione che può essere tattile, che poi queste cose possono essere di tutti, non è detto che lo debbano fare solo le persone con disabilità. Anche perché anche nella pandemia, facciamo un esempio, quanti di voi hanno avuto difficoltà con le mascherine? Non solo noi sordi, ma tutti, perché magari a volte avete cercato di capire, ma che cosa ha detto? Non avete mai avuto la certezza di quante volte vi è capitato, perché magari cercavate una conferma attraverso il linguaggio del corpo, le espressioni del viso. Ecco, quindi perché pensare solo a una comunicazione specifica quando qualsiasi modalità di comunicazione può essere utile per tutti? Quindi la strada è ancora lunga, ci sono tantissime cose da fare, ho fatto tantissime cose veramente che non sto qui ad elencare perché se no passiamo tutto il pomeriggio qui, ma la filosofia di fondo è stata sempre quella, dare la possibilità a ognuno a prescindere di poter essere veramente in qualsiasi momento della propria vita, in qualsiasi contesto, in qualsiasi situazione, libero. E e oggi un pensiero particolare per tutte le donne, perché affinché le donne possano continuare a inseguire i propri sogni, le proprie ambizioni, indifferentemente, perché tutto è possibile e tutto si può fare. Grazie per l'attenzione. Grazie.